te fa niente. Come... Federica, Federica, papà. Ma mi ha fatto. Guarda come è passato. Oh. Federica. Uè, papà, stai ma qua. Che fine avevi fatto? Arrivo a casa, dove... non ti trovo. Poi oh, passi così, manco avessi visto no. un fan. Oh. Scusa, papà, non ti ho visto, stavo cercando lo zaino. Non mi hai visto, addirittura è così no, importante no. lo zaino da sì, dimenticare di salutare tuo padre, no, riabbracciarmi. Scusa. Dopo tutto quello che mi è successo a papà, santo cielo, siamo stati lontani 2 mesi. Vabbè, 2 mesi, mo. 2 mesi, in ospedale. Che hai fatto? Mi è caduto un dente. Veramente? Ma vuoi dire qualcosa, per favore? No, il fatto del dente io non lo sapevo. No, ma qual è il fatto del dente? Io mi sono fatto un trapianto di cuore. No, il trapianto di cuore lo so, papà. Io dicevo a parte quello. A parte quelli, sono state tra la vita e la morte. Ma tu scherzi? No. È una cosa così grave. No. Tu mi dicevi così, che poi ho trovato la casa sotto sopra. Manca tutto. Che è successo? Che è successo? E lo chiedo io a te, che è successo? Che è successo? E non lo so. Se lo chiedo a te, vuol dire che io non lo so. Perché mi chiedi a me? Come ti rispondi? Stavo all'ospedale. Allora ti domando, a te che stiva a casa, che è successo? Che è successo? Che lo domandano da volte a me, ma non lo so, io stavo all'ospedale, sei tu che stavi a casa. Che devi dire a me che stavo all'ospedale, che è successo a casa? Come faccio io che stavo all'ospedale a dire a te che stavi a casa, che è successo a casa? Quando manco tu che stavi a casa, sei dire a me che stavi in ospedale, che è successo a casa? Mamma mia! Cominciamo male, Sì, papà, ma io non ho capito, tu da me che puoi sapere? Ma facci San Fermino pure tu a papà. San Fermino. Voglio sapere che sta succedendo. È venuta mamma, si è portata via le cose. Si è portata via le cose. Ma dove stavi a papà? Dove ce l'hai no, la testa? No, non lo so, sto un po' distratta. Da che cosa? No, andiamo dentro, mi voglio parlare. No, più tardi. Perché? Mo' devo uscire. Appena sei arrivata esci un'altra volta. Dove devi andare? Devo uscire col mio fidanzato. Con chi? Col mio fidanzato. Che è sta parola, mo' che adesso fila? Che è fidanzato? Che fidanzato? Io me ne vado all'ospedale, torno dall'ospedale fidanzato. Che fidanzato? Ah, un fidanzato. Ma non dire stupidate, quando ti saresti fidanzato? Un mese fa. Mentre io stavo all'ospedale. Tu mi hai lasciato da sola. E che facevi? Uscivo dall'ospedale col cuore in mano, e te veniva tua. Pioveva pure in quel periodo. Non interveniva, ti fate a 7 e stata zitto. Non per aiutare, no. Che vuol dire? Uno si fidanza. Ma allora papà, a che serve papà? Fai giudicare me, tu sei una bambina. No, non sono una bambina, ho 18 anni, sono maggiorenne. Guarda questa cosa dei 18 anni, che una 18 anni diventa maggiorenne, ma tu sta scritta. Per diventare maggiorenni, dopo i 18 anni ci vogliono 7-8 anni maturazione. Ti devi come prima di fidanzarti, ma scherzi, uno piglia e si fidanza. Sì. Fammelo conoscere, non l'ho incontrare ancora. No, ma almeno, l'ho incontrato. Già l'hai incontrato? Io pensavo che era un fidanzamento in dad. In dad? In presenza. No, in presenza. Certo. Quello è capace che ti chiede di baciarlo. Te l'ha chiesto? Sì. Hai detto no? Ho detto sì. E perché hai detto sì? Io non è che sono geloso, ma non si fa. No, sei geloso. Ma il bacio è pericoloso. Che bacio? Bacio? Labbra guancia? Labbra? No, labbra. Guancia labbra? Labbra labbra. Labbra labbra. Quindi bocca e bocca. Bocca. Bocca chiusa. No, bocca aperta. Aperta bocca. E beh, si acchiappa a chi la calavata l'obbligo di mascherino, mette in mano, poi in mano quello quando è aperto. Un bacio un minimo, la bocca aperta di questi tempi. Quanti anni? Quanti anni ha? C'ha 30 anni. Non vecchia, che 30 anni ti sei baciato in bocca. Come si chiama? Si chiama Eskil. No, il cane. Lui mi deve dire come si chiama. Lui, papà, lui si chiama Eskil. Come un cane, perché? Ma perché come un cane? È norvegese. Ma non dire stupidaggini, sì. No, norvegese a Napoli, ma non esiste un norvegese fuori dalla Norvegia. Ma come? Esistono i norvegesi, ma solo in Norvegia. Sono 7-8 l'ora, non li fanno uscire, sino si estinguono i norvegesi, non è possibile. Un norvegese a Napoli, quello in Norvegia vivono a 70-80 gradi sotto zero. A Napoli si squaglia un norvegese, non è possibile. Ma come? Noi siamo stupidaggini, ma non fare il giro. Non esiste un norvegese. Vieni dalla Norvegia a Napoli. Sai dove sta la Norvegia? Lontanissima. E lontani, nessuno c'è mai arrivata. Quanti anni ha? 30 anni. Sarà partita che avevo 3 anni dalla Norvegia, ma arriva a 40 anni. Andere. È lontanissima. Te l'ho detto, sono 7-8 norvegesi in tutto. Vivono a 300-400 chilometri di distanza uno dall'altro. Non si conosce, io conosco un solo norvegese, Munch, quello che ha fatto quadro, l'urlo, sai perché strillava? No. Cercava chi là di sei, a dove stai?
chi lo vuole? Ci stava la capa d'aglio, Maurone. La capa d'aglio. Sei geloso. Avevo finito l'aglio, cercavo l'aglio a 3-4 km vicino di casa, dove lo trovava? Tu dimmi, un norvegese così, che ti mangi con norvegese? Il salmone? Il salmone. Mangiano solo salmone. Ah. Mangiano un salmone, si piazza sullo stomaco tutto il giorno, a me non lo so, a me ma è normale che risale, quello tutta la vita, nuota controcorrente, povera bestia. Tu ti baci in bocca un norvegese così, vuoi controllare prima? Ma perlomeno hai scadenza. Ma non lo salmone, non lo salmone, non lo vedi. Che cosa sappiamo di lui? Papà, lui lavora. Sicuro? Cioè, chi sta a 30 anni già lavora. È una piaga sociale in Norvegia, il lavoro minorile è una piaga sociale. Che cosa, che lavoro fa? Fa l'influencer. Se l'ha fatto vaccino almeno, no, per l'australiana, papà. Vieni qua, non ti devi scappare, vieni, mamma, amici, no.